Presidente, ci apprestiamo oggi a discutere del documento di economia e finanza regionale, che sappiamo benissimo non è una novità essere la riproposizione tutti gli anni dello stesso documento, uguale o comunque molto simile. Un documento che traccia evidentemente la linea politica e programmatica del mandato di questa maggioranza, su cui come minoranza non abbiamo tanti margini per intervenire. E per non fare un discorso o un dibattito autoreferenziale, abbiamo in qualche modo preferito concentrarci su quei temi e su quegli argomenti su cui come minoranza avevamo degli spazi per poter fare le nostre proposte, proprio perché crediamo che a fianco delle critiche insomma vadano comunque accompagnate delle proposte. E questo è il ragionamento che abbiamo voluto fare sul DEF di quest'anno, e quindi abbiamo depositato degli emendamenti su questo documento su temi che noi riteniamo importanti e che riguardano in particolar modo le società partecipate. Intanto il primo che voglio portare all'attenzione di quest'Aula riguarda un argomento che abbiamo trattato anche in un incontro che si è tenuto ieri sera al quartiere Navile, un tema non nuovo per questa assemblea e che riguarda l'inquinamento acustico dell'aeroporto Marconi di Bologna, quindi stiamo parlando appunto della società aeroporto. È un problema che secondo noi va affrontato, come abbiamo già avuto modo di dire, da questa regione attraverso uno strumento proprio della regione Emilia-Romagna. Faccio riferimento all'IRESA, la tassa sull'inquinamento acustico, che si basa sul principio di chi inquina paga, un principio che noi vogliamo sostenere, un principio sacrosanto. Ovviamente questa non è la soluzione, ma è uno strumento a cui sicuramente va affiancato un percorso di dialogo all'interno della commissione aeroportuale, dove è presente anche la regione, in cui naturalmente l'obiettivo deve essere quello di far decollare gli aerei, ce lo siamo detti tante volte, in direzione Bargellino per non gravare sui residenti. Quello sicuramente deve essere l'obiettivo, però è un obiettivo a lungo termine. Nell'immediato, a lungo termine, nel senso che il dibattito ovviamente e la concertazione non prevede tempi brevi. Nell'immediato c'è questo strumento che è l'IRESA, che è uno strumento che la Regione deve applicare perché è previsto dalla normativa. Purtroppo ha avuto un iter, diciamo così, un po' sfortunato. Non starò qui a ripercorrere l'iter di questa legge, che improvvisamente a un certo punto è stata congelata, anche sulle sollecitazioni di Assa Aeroporti. Parliamo quindi di Confindustria. Però siamo arrivati a un punto in cui gli interessi dei privati sono stati tutelati, quelli dei cittadini no. Allora è giunto il momento, secondo me, di invece dare una risposta a chi lamenta questi problemi di inquinamento acustico. Devo dire che dall'inizio, quando abbiamo posto il tema, siamo passati da un no a priori all'ultimo question time che ho fatto, in cui una minima apertura sicuramente c'è stata. Temo però che a fianco di questa apertura, dove mi si diceva che sarebbero stati fatti degli approfondimenti tecnici, mi veniva anche detto che questo tributo c'era la volontà di metterlo in capo alla città metropolitana. Io spero che non si vada avanti in questa opzione, perché metterlo in capo alla città metropolitana significa, o temo che potrebbe significare, andare in qualche modo a ricevere questo tributo per andare a ripianare i debiti della città metropolitana. Ricordo che il sindaco del comune di Bologna se ne uscì con la proposta di tassare i passeggeri con 2 euro per appunto con questo tipo di finalità. Una proposta secondo me folle, però non vorrei che applicando l'IRESA e lasciandone capo alla città metropolitana l'obiettivo fosse quello, quando invece c'è bisogno ovviamente di tutelare i residenti impattati dall'inquinamento acustico dell'aeroporto. Io lo voglio dire in maniera chiara, siamo arrivati al punto in cui serve la volontà politica di voler affrontare questo argomento. Se c'è qualche burocrate, la dico così,
che diciamo ha delle resistenze rispetto a un'applicazione di un tributo che sicuramente è un tributo che viene applicato per la prima volta in questa regione. Probabilmente l'ITER, siccome dovrà essere aeroporto a recepirlo, richiede qualche accorgimento tecnico in più o qualche approfondimento tecnico in più, però questo non deve essere una giustificazione per non applicare l'IRESA. E ribadisco, serve la volontà in questo momento per limare certe resistenze e lavorare perché venga data attuazione, ma soprattutto vengano date delle risposte anche nell'immediato, perché adesso l'abbiamo detto tante volte, ci sono dei bambini impattati, ci sono due scuole, ci sono degli infissi che andrebbero tra virgolette riammodernati e sostituiti, e questo tributo proprio della regione serve proprio a questo. Ed è paradossale che in una regione che si è riscoperta autonomista da un anno a questa parte faccia di tutto per avere materie di competenza nazionale e non applichi un tributo di esclusiva competenza regionale. Per questo dico che l'emendamento che in commissione il collega Parola aveva presentato, in cui ci si concentra solamente sull'aeroporto Marconi, in cui si dice che deve riservare grande attenzione alla tutela della salute, è insomma un contentino, diciamo così. L'aeroporto si deve far garante e, ripeto, il dialogo all'interno della commissione aeroportuale deve comunque andare avanti, ma le due cose, IRESA e commissione aeroportuale con ENAC ed ENAV, devono andare di pari passo. Poi siamo intervenuti su un'altra questione che riguarda FER e che riguarda in particolar modo le linee di FER gestite da TIPER. C'è un problema particolarmente critico che riguarda la linea Reggio Emilia-Guastalla. Dico particolarmente critico per non dire di peggio, perché le sollecitazioni che ci arrivano anche dal comitato che si sta occupando delle problematiche della linea è un bollettino di guerra. Ci sono carrozze che sono di 40 anni fa, passaggi a livello che non si chiudono, proprio un passaggio a livello che non si è chiuso a inizio settembre, soppressione di treni, ritardi continui e una stazione, quella di Bagnoli in Piana, che è una vergogna. Io ho qui le foto, mi dispiace che non ci sia l'assessore Domini, ma neve che non viene spalata, guano di piccione sul marciapiede, guano di piccione ovunque, sulle macchinette obliteratrici, acqua che si infiltra dappertutto, un tetto che deve essere sistemato è ancora lì e nessuno fa niente, ascensori per i portatori di disabilità che non funzionano, un tetto scoperchiato, i monitor che dovrebbero elencare i treni che non funzionano, acqua di nuovo che si infiltra dappertutto. Io queste foto le volevo lasciare all'assessore Donini o al sottosegretario Manghi, visto che è anche presidente della provincia. Mi dispiace che non ci siano, in qualche modo spero che qualcuno gli faccia avere l'informazione. E come emendamento noi chiediamo, almeno vista questa situazione particolarmente critica, che ci si faccia carico del problema, ma allo stesso tempo si prevedano sicuramente un'attuazione di un puntuale sistema di monitoraggio dei ritardi, ma anche un meccanismo di rimborsi per i disagi che i pendolari devono subire costantemente. E poi c'è un altro tema che ci preme particolarmente evidenziare, e che riguarda Aster. Faccio un inciso, l'avevo già detto in sede di riorganizzazione delle società partecipate, e quindi faccio un attimo un passo indietro. Bene che tutta questa discussione rientri dentro al DEF, però come ho già avuto modo di dire in quella sede, purtroppo non è secondo noi lo strumento idoneo per affrontare in maniera approfondita tutte le nostre società partecipate. Noi vorremmo incidere molto di più, ma soprattutto avere anche molte più informazioni sulle attività che vengono svolte da queste società partecipate, e infilarle dentro al DEF va bene fino a un certo punto, ma quello che noi chiediamo è che si faccia una discussione autonoma rispetto alle 400 e rotte pagine del documento di economia e finanza. Per quanto riguarda Aster, che si occupa di sviluppo tecnologico, innovazione
e delle imprese anche tramite un finanziamento regionale per progetti di interesse strategico, ci preme che all'interno delle finalità di questa società venga introdotta anche una collaborazione e un approfondimento rispetto a una nuova tecnologia che sta venendo avanti, che è quella della blockchain, che è questo registro informatico, che è sostanzialmente la principale forma di disintermediazione ed è uno strumento rivoluzionario. Su questo il governo sta già lavorando ed ha aderito alla partnership europea sulla blockchain. Eravamo ancora uno dei pochi paesi che era rimasto fuori da questo tavolo, rischiando tra l'altro di perdere dei finanziamenti destinati allo sviluppo di questa tecnologia. Una tecnologia che ha interessanti sbocchi, uno su tutti è quello della tutela dei Made in Italy, della tracciabilità, della lotta alla contraffazione. Su questo il MISE si sta già muovendo, come dicevo, ha attivato un gruppo di lavoro dedicato. Allora, quello che noi vorremmo è che non si perda questa opportunità, che non si rimanga indietro su questa tecnologia, dietro cui c'è molto interesse, c'è tantissimo fermento anche nella nostra regione, e Aster ci sembra il soggetto ideale per promuovere occasioni di confronto con il mondo della ricerca, il mondo dell'impresa, le istituzioni, l'università, affinché appunto si promuova lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale legato all'innovazione della blockchain. Poi c'è un altro tema che riguarda sempre una nostra partecipata, ed è TIPER. Abbiamo visto l'emendamento anche qui del collega Paruolo presentato in commissione, e che riguardava l'entrata di TIPER nel mercato obbligazionario. Sicuramente, anche se siamo intervenuti su questa vicenda, è un punto questo che non ci è sfuggito. In commissione su questo tema sono state fatte delle domande a cui sono seguite delle risposte, a mio avviso, evasive e non convincenti. Questa decisione di entrare nel mercato obbligazionario è stata una decisione presa in fretta e furia e che a mio avviso tra l'altro presenta dei profili di illegittimità. Quello che è certo però è che tutta questa fretta ha consentito a TIPER di non rientrare negli obblighi del decreto legislativo 175. La devo richiamare perché ha già superato di 2 minuti il tempo a disposizione. È stato concesso anche più minuti ad altri, cerco di concludere. Con questo emendamento chiediamo, siccome vorremmo essere assicurati sul fatto che tutta questa fretta, l'obiettivo di questa fretta non sia quello di sfuggire ai vincoli previsti dal decreto legislativo 175, allora chiediamo che si impegni TIPER a rispettarli, perché l'emendamento che è stato presentato dal collega Paruolo, anche qui, è un contentino che non obbliga nessuno. Da questo punto di vista noi invece chiediamo che si rientri dentro questi parametri che riguardano, un esempio a caso, i tetti degli stipendi degli amministratori, ma anche il reclutamento del personale attraverso metodi di selezione pubblica. Infine concludo un tema che noi abbiamo sollevato. Che chi ha superato di 1 minuto e mezzo, lei ha già superato di 3 minuti. Finisco, è il tema della giusto per rispetto dei colleghi e dei tempi. Concludo velocemente, è il tema della trasparenza, un tema che abbiamo sollevato diverse volte. Chiediamo che nelle partecipate, che a seguito anche della riorganizzazione sono diventati dei super poli e delle super aziende, anche qui si mantenga il livello di trasparenza che è garantito anche a livello regionale. Sappiamo benissimo che da qualche anno a questa parte vengono pubblicate delibere, determine e insomma atti anche dei dirigenti. Chiediamo che questa trasparenza, tra virgolette, e facilità di accesso alle informazioni venga garantita anche dalle società partecipate. Grazie.